Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Film di merda. Siamo ritornati, ma quest'oggi non andremo a distruggere o a far conoscere una particolare perla trash che probabilmente conoscono 4 persone in tutta la galassia, no. Quest'oggi andremo a disintegrare un qualcosa che ha avuto anche il coraggio di passare al cinema. E non, sai, quei film passano al cinema, guadagnano uno schifo in 4 sale. No, c'è stata una campagna pubblicitaria, la gente è andata a vederlo, ha incassato più o meno bene. L'avrete visto dal titolo, Obbligo o Verità. Ed è obbligatorio dire la verità. Io non so come diavolo abbiano fatto alcuni siti di professionisti, persone specializzate, pagate, a dire bene questa pellicola. Ragazzi, non ne ho la più pallida idea. Ma andiamo ad analizzare i motivi per cui Obbligo o Verità è monnezza. Il film si apre in una stazione di servizio dove una ragazza incappucciata sta cercando un pacchetto di Marley. Esatto. Dopodiché suona il telefono e succede questo. Obbligo o Verità, Giselle? Mi cazzo! No, mi dispiace, non ho altra scelta. Alt, fermi tutti. Ultimamente YouTube è un po' moralista, certe cose non gliele si può far vedere, quindi lavorate d'immaginazione. Semplicemente immaginate una ragazza incappucciata che sembra una tossica che dà fuoco a una tizia all'interno di una stazione di servizio. Beh, evidentemente tra Obbligo e Verità c'era un obbligo, e l'obbligo era quello. Ma dopo di questo abbiamo effettivamente la possibilità di conoscere la nostra protagonista, Olivia, come la moglie di Braccio di Ferro, che a quanto pare è una collega youtuber. La gioia che proverete nel costruire letteralmente una casa per un'altra persona vi accompagnerà per tutta la vita. Ah beh, non vedo l'ora di costruire case senza nessuna qualifica o competenza al riguardo, soprattutto se non voglio bene a chi sto costruendo un tetto. Al contrario di tutte le serate di cui perderete traccia o delle ubriacature che vorrete dimenticare. Ah, che quindi come alternativa ci sta, non danneggi te andando a ubriacarti, ma danneggi gli altri improvvisandoti costruttrice di case. Mi pare un ottimo inizio. Che poi, per carità, probabilmente questa sarà un'associazione e quindi sarà solo volontariato, dovrà dare una mano a passare i mattoni agli operai, è probabile questo. Però mi fa ridere sta cosa, andiamo a costruire le case. Pensa, ci sono gli stronzi e ci hanno preso una laurea. Che idioti. La nostra protagonista vorrebbe andare a costruire case, quindi con una strana associazione, solo che la compagnia di amici le propone un affare. Se ti unirai a noi per una settimana di stravizi e depravazioni, verremo tutti a costruire case con te per 2 settimane in estate. Questi qua, cioè alla prima soffiata di vento la casa viene giù con la gente dentro. E comunque una cosa, a parte i rischi del non avere nessuna competenza al riguardo, teoricamente nobile, no, non la fare, andiamo a ubriacarci. Quindi il gruppo di amici parte verso meta ignota dedita al divertimento. Sono contento che vieni. Le mani che si sfiorano. Sento già l'amor. Siamo inseparabili noi due. Ah, male. Guarda la faccia. E quindi Mark ha appena insistito per portarsi in vacanza la probabile amante del suo ragazzo. Potrebbe essere divertente. Eh sì. Qui in montaggio delle inutili vacanze dei ragazzi, e Olivia parla su un divanetto con Lucas, ovvero il ragazzo di prima. Finché dietro di lui non nota... ma gli troieggia dietro nel modo più assoluto. Lui, poverino, non vede la pura realtà dei fatti. Ma Olivia tenta di recuperare la situazione. Più o meno. È una vacca che vuoi recuperare. Il latte. Scusa, vado alla toilette per signorita. Torno subito. Vieni. Dicevi di aver chiuso con queste cazzate. Ti trasferisci con Lucas a Washington, ricordi? Sì. Mi dispiace. Sono una stupida, solo che... Solo che una fava, sei stupida, fine. Sono ubriaca. È un aggravante, non una scusa. Cosa significa? So che quando sono ubriaca troieggio. Scusa, mi sono ubriacata. No, lo sai, non ti ubriachi. Bello che nella vita vera la gente dice no, ma era ubriaca. No, lo sai che diventi vacca, non ti ubriacare. Poi dietro il divanetto. Temptation Island. Guarda un po' chi ho trovato mentre tentava di imparare a ballare la salsa. Brava. Sì, la salsa. La maionese. Imparava il camshot. Olivia lascia da soli il cornuto e la bagascia, che poi
Un conto è essere innamorata del ragazzo della tua migliore amica. Un altro conto è essere innamorata del ragazzo cornuto di quella bagascia della tua migliore amica. Io penso che gli avrei fregato il ragazzo senza alcun problema, ridendo sulle sue lacrime. Vabbè, ma lei costruisce case. È altruista. Quindi Olivia va al bancone di un bar, dove un sosia di Paolo Fox serve cocktail, e dopo essere stata parzialmente molestata incontra un ragazzo e rimane ammaliata. Tanto che... È l'ultima sera in Messico, non la voglio passare in camera. Conosco io un posto. È un po' fuori mano, ma ne vale la pena. Ma puoi sempre dirmi di andare a quel paese. Quindi un ragazzo appena conosciuto in Messico mi dice di andare tutti in un posto un po' fuori mano per passare la notte senza nemmeno specificarmi bene dove. Ma puoi sempre dirmi di andare a quel paese. Ci siamo quasi. Che ci sarà scritto? Capisci lo spagnolo, Brad? Sei inglese, non arabo. C'è scritto proibido, che in inglese è prohibited, non è che... Poi è una recinzione, che c... mamma mia, l'analfabetismo. Non c'è da aver paura. Fidatevi. Mi fido di te, guarda, con tutta l'esperienza e la stima che ci lega da tempi ormai immemori. Ma puoi sempre dirmi di andare a quel paese. Offerta sempre valida? Insomma, li porta in una specie di monastero abbandonato, buio, tetro, sinistro, dove trova anche cose strane, ripugnanti, per giocare a... Giochiamo a obbligo o verità. Ti hanno portato nella casa delle vacanze di Valak, un tizio che non conosci. Ci sono organi decomposti dentro dei vasetti e tu ti metti a giocare ad obbligo o verità in cerchio. Dentro questo luogo, dove ti ha anche seguito il molestatore di prima, tra l'altro. Meritate di morire! I tizi giocano finché non arriva una verità scomoda. Sei consapevole che Olivia è innamorata del tuo ragazzo? Questa è la giusta faccia per reagire. Bisticciano e vanno avanti finché non tocca al misterioso ragazzo, che sotto verità dirà... Carter, quali sono le tue intenzioni con la nostra dolce Olivia? Cercavo una ragazza con amici da ingannare e far venire qui. Si vedeva che era un'ingenua e quindi un bersaglio facile. Vi ho portato qui e vi ho fatto fare questo gioco perché mi sta bene che degli estranei muoiano purché io viva. Dovevi dirmi di andare a quel paese. Carter, gliel'ho detto anch'io a questa ragazza, ma non c'è niente da fare. C'ha la testa dura, pensa di vivere nel mondo delle farfalline e degli arcobaleni magici e delle case senza licenza. Che diavolo fai? Senti, so che sembra assurdo, ma il gioco è vero. Dì' la verità! O morirai, accetta la sfida o morirai. A parte l'insensatezza del dire che il gioco è vero, grazie al ci stai giocando, ci mancherebbe che non è vero, semmai è vivo. Ma comunque, Carter spiega le regole di questa maledizione all'ingenua buonista Olivia. Ma andiamo avanti perché adesso merita. Sembrano i filtri di Snapchat. Stai bene? Ragazzi, a me inquietano tantissimo le deformazioni facciali, la gente truccata, ma questi mi fanno morire. Sembra la schermata iniziale di Super Mario 64, dove devi deformare la faccia a Super Mario. Mi fa morire da ridere sta roba. E dopo questa visione i ragazzi tornano a casa e qui scopriamo che... Marky, io ti garantisco che non ho nessun interesse nei confronti del tuo ragazzo. Bugia, Laida, che non sei altro! È come un fratello per me, ok? Sì, un fratello incestuoso, dai, su! Ok, frate, il mondo scelgo te. E io scelgo te. E gonna catch 'em all! Classici discorsini finti da filmetto per teenagers, scritto di fretta e furia senza mezza idea, giusto perché The Gallows con Charlie aveva fatto scalpore e quindi volevano provare a replicare la stessa cosa non avendo mezza idea per rifare quel marketing che era geniale. Cioè là proprio hanno inventato il gioco, l'hanno fatto tutta una cosa più qua, obbligo verità, raga, ma che è obbligo verità? Ma che è un gioco per persone ubriache? E intanto Olivia continua ad avere visioni. Lo trovi divertente? Divertente cosa? Mi hai inciso obbligo verità sulla fiancata dell'auto. Va bene, tu sei un po' pazza, ma sai una cosa? A me le pazze piacciono, andiamo a berci una cosa insieme. Lasciami in pace. Molestatore caro, tu sei proprio disperato. Ehi, Olivia. Obbligo verità. Non mi fa ridere. Obbligo verità, obbligo verità. L'adunanza dei filtri Instagram è qui. Accendete i vostri Bluetooth e accogliete le deformazioni birichine.
Obbligo verità! 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 Basta! La tua amica che segreto ti fa tenere! Marchi tradisce Lucas di continuo! La vacca è stata svaccata! È vero. Lucas! Lui adesso ha capito perché ha 125 malattie venere e ha smesso di dare la colpa al borotalco. Ma adesso sentite il molestatore disperato. Quanto è molestatore e quanto è disperato. Obbligo verità, Ronnie. Sei inquietante, ma anche sexy, ci sto, obbligo. Sali sul tavolo e fai vedere a tutti la tua stecca. Adesso avrete tutti l'onore di ammirare il mio campionario. Amico che non ti voglio come amico, lei ha detto fai vedere la stecca. Prendila la lettera. Hai presente alle elementari, no? Leggi bene la consegna. Non lo stai facendo. Lui non fa vedere nulla e lo spirito malvagio del giochino si impossessa di lui. Ehi, attento, Barry. Stai per finire sulla stecca. Grazie. Di niente. Nessuno nota che questo adesso c'ha la faccia deformata e parla come Batman. No, no, vabbè. Intanto Olivia tenta di spiegare quello che sta succedendo ai propri amici. Ve lo giuro, la gente si rivolgeva proprio a me. Le voci erano come deformate da un filtro di Snapchat. Ma non è che se lo dici che sembra un filtro di Snapchat allora è giustificato. Cioè, lo sai che fa cagare non lo fare. Pensano che il fatto che loro dicano che è orribile giustifichi. Arriva ai nostri protagonisti il video della morte del molestatore e arriva anche Lucas. Ho bisogno che tu ora mi creda. Difficile credere a una che ha mentito così a lungo. Boom, bitch! E anche lui, seppur titubante, viene raggiunto dalla maledizione. Mio Dio, ora stai bene? Sì, insomma, ora se n'è andato, ma l'ho sentito tutto. Olivia, è stato molto doloroso. Già ti chiami Lucas. Non esageriamo, dai! Non è reale. Solo le conseguenze lo sono. Comunque, posto davanti al quesito, sceglie verità e confessa i suoi sentimenti ad Olivia. In seguito, per il gioco, Marky spaccherà la mano, sempre a Olivia. I ragazzi a quel punto vanno in ospedale e succede questo. È stato il mio turno. Il gioco mi ha costretto a fare coming out con mio padre. Com'è andata? Bene? Sì. Sì. Ah, lo vedi che il demonietto alla fine vi vuole bene. Adesso il turno di gioco è a tale Tyson, che non dirà la verità, poiché si mette a dire che lui non fa delle ricette false per le matricole, non ha mai fatto ricette false, cosa che fa. Perché le fa? Perché sulla sua penna c'è scritto dottore. Non sto scherzando, avrà magari rubato la penna al padre, che comunque non giustifica, non è che è valida perché la ricetta la fai con la penna con scritto dottore, è una logica veramente cretina. Però non rispetta la verità e farà una brutta fine, si infila questa penna nell'occhio e... Ma comunque fin qui il film è mediamente brutto, ma nulla di... no, nulla di incredibile. Finché non arriva la seconda parte, che inizia con Penelope, che è obbligata a fare un obbligo, appunto. Guardate questa scena. Devo camminare sul ciglio finché non finisco questa. Tranquilla, ce la farai. E vabbè, cara Penelope, cammina molto lentamente, bevi tutto d'un sorso e nel giro di 5-6 passi ce l'hai fatta. Facile, easy, serve un po' di coccia, ma facile. Oltretutto non mi prendete in giro che non cammina nemmeno sul bordo e quindi va avanti benissimo. Insomma, sono 10 minuti di dramma per un gioco che è una cavolata più unica che rara che riuscirebbe a fare mia nonna di 90 anni, che finisce in questo modo. Ben! Ben! No! No! E come tra l'altro hanno già detto su YouTube tutti, ricorda questo. Uguale, è identico. Lo so che i vigili del fuoco se arrivano con un materassone gigante, cioè alla fine quello è. Però che vi devo dire, è una soluzione da cartone animato, poi è messo in scena in modo veramente, veramente becero. Ma non è finita qui! Perché i nostri protagonisti contattano la tizia d'inizio film, quella che ha dato fuoco a una, no? Che quindi
ha già ammazzato una persona che è capace di uccidere, che è spaventata, la contattano minacciandola: faremo qualcosa ai tuoi genitori se non vieni, se non ti mostri, se non ti incontri con noi, perché capiscono che lei aveva a che fare con il gioco. La incontrano, scoprono che potrebbe essere pericoloso, e questa punta una pistola in faccia a Olivia perché era un obbligo del gioco. No, no, Penelope, no. E muore Penelope. 10 minuti di rottura di maroni, scena, materasso, tizia che cammina, Aldo, Giovanni e Giacomo, un macello per poi morire nella scena dopo. Quindi, lei purtroppo fallisce la missione a Coppa Olivia, lo spirito si impossessa di lei, Snapchat e si spara. Altro personaggio inutile, l'unica cosa a cui serve è che scopriamo che nella versione di Obbligo Verità a cui stava giocando, e quindi da cui è partita a quanto pare la maledizione, non si potevano dire due verità di fila e serviva per forza un obbligo. Quindi i nostri protagonisti non possono scegliere di dire tutti verità. Per ogni due verità dovrà esserci almeno un obbligo. E scopriamo anche che ad avviare il gioco per quest'altro gruppo è stato un certo Sam, cioè palesemente colui che abbiamo incontrato all'inizio film, che ha accimentato la protagonista e che noi conosciamo con il nome di Carter. Ah giusto, dovrebbe essere un colpo di scena. Spoiler! Dopo essere stati dalla polizia a denunciare la morte della ragazza, tornano a casa e succede questo. Obbligo! Dove sono? C'è un barbone in mezzo alla strada, snapchappato, che si risveglia e dice: dove cazzo sono? E scappa via. E lo inseguono pure, poverino. Io mi sento male. Le risate che mi sono fatto con questo film. Comunque. Olivia, che cosa ti ha detto? Che devo andare a letto con Lucas. Perché hai scelto Obbligo? Scegliendo Verità avrei costretto un altro a pescare Obbligo. Hai rotto con i buoni sentimenti, basta! Hai già ucciso troppe persone con le tue cavolate. Gesto nobile. Quindi, questi si accoppiano. E Olivia? Obbligo Verità. Verità? Di chi sei veramente innamorato? Sono innamorato di Mark. Olivia, mi dispiace, è il gioco. No, è la verità. Ah, poverina, si è offesa. Lei si può fare il ragazzo di Mickey, ma lui non può dire che ama quell'altra. Che lei si offende. Poverina. Vedi le persone buone, che poi non sono buone veramente, sono delle merde sotto sotto. Che vergogna. Ipocrita! Qui facciamo un salto in avanti e vediamo che Olivia e Lucas, indagando, finiscono a casa di un'anziana signora, che a quanto pare avrebbe avuto le loro stesse esperienze. In questa bellissima roulotte VIP apre la porta la nipote. Cerchiamo Ines Reyes. È qui, è mia nonna. Vi farà entrare, forse. Ma non vi parlerà di sicuro. Sono 50 anni che non dice una parola. Preoccupante. È passata già un'ora. E tu sei rimasta un'ora fuori, senza bussare, senza dire niente. Questi potevano essere altrove. Potevano essersene andati, potevi stare aspettando il nulla, scappati in Cambogia. Magari avevano qualcosa da nascondere, magari si stavano armando per ammazzare. Tu non sei stato un'ora lì fuori così, in mezzo al deserto. Caldino oggi, eh? Meno male che riescono a entrare. Vi vuole vedere. Ha scritto delle cose per voi. Dicci, Olivia, dicci. In breve, questa era una suora che si trovava nella chiesa d'inizio film. Un prete abusava di lei e delle altre suore, e loro hanno evocato un demone di nome Calups che si è impossessato del gioco e ha ucciso il prete. Poi ovviamente tutto è degenerato. Ci viene anche detto che la persona che evoca il demonio lo può intrappolare con un rituale semplice, ma deve farlo di persona. La formula va ripetuta 7 volte e un dono sacrificale va posto in un vaso sigillato con cera. Quindi il sacrificio è la lingua di chi evoca il demone o rompe il sigillo che lo rinchiudeva. Mi dovresti spiegare perché una suora, che quindi crede in Dio, crede nei demoni, eccetera, eccetera, dovrebbe aver evocato un demone per difendersi. Una suora, non dei ragazzini, una suora che crede che il demonio sia il male assoluto che può far finire il mondo da un momento all'altro, evoca un demone. Una suora! No, perché non ha senso! Non è che ha pregato talmente tanto sperando che arrivasse il Gesù Cristo con aiuto dal cielo, no! E sei suora! Ma che c***o! Vabbè, torniamo al film. Brad, ovvero quello con gli occhi a mandorla, viene obbligato a... Ti sfido a levargli la pistola e a spingerlo a implorare per la sua vita.
Brad. Vabbè, basterebbe fare il teatrino, spiega a tuo padre la situazione. Non è che c'è bisogno di fare tutta sta storia che non gli dici niente, anche perché sennò potrebbe finire male. Implorami e io abbasso la pistola! Cosa vuoi dimostrare, per favore, devi implorarmi! Poi lui in teoria ci prova, dice al padre: papà, sono costretto, adesso implorami per la tua vita e poi ti spiego tutto. Ma non è che entra nel dettaglio, dice: papà, i miei amici stanno morendo perché sta succedendo qualcosa, perché inventa, un gruppo ci sta tenendo sotto tiro, c'ho un fucile puntato addosso, implorami per la tua vita, ci stanno obbligando a fare delle cose e ci uccidono se non le facciamo, implorami per la tua vita e finirà tutto, butto la pistola per terra, ti abbraccio il secondo dopo, papà, ti prego, ti voglio bene. No, 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 dice una serie di frasi sconclusionate che alla fine giustamente il padre dice: ma tu sei scema, e gli sparano da dietro perché fa tutto questo, tra l'altro mi pare davanti a una centrale di polizia, quindi proprio pessimo. È ignobile, è un film ignobile, non mi viene neanche da fare una battuta, da scriverci una battuta su questa roba. Ma come avete fatto a dargli delle recensioni positive? È quello che mi chiedo. Ho capito i fan, ho capito che certe recensioni la gente non li guarda manco i film, eh. Ogni tanto mi capita di leggere delle recensioni vaghe, ma proprio vaghe, con scritto: beh, ai fan potrebbe piacere, voto 6, voto 7, voto 8. Di gente che secondo me manco l'ha visto il film. E sì, in genere dico che rispetto il lavoro di tutti, ma stavolta sto mettendo in dubbio sia la serietà professionale che l'onestà intellettuale. Perché dire, dare un 8 a Obbligo Verità, o anche solo un 6, anche solo una sufficienza è dubbia, ma dare voti alti a Obbligo Verità, io metto in dubbio l'onestà intellettuale stavolta, o quantomeno le competenze sul genere, perché se un recensore magari è bravo, però gli fa schifo a priori il genere horror, e lo convincono a fare una recensione horror, guarda Obbligo Verità, dirà: vabbè, fa schifo come tutti gli altri, sarà un buon horror, e allora però lì è un problema della rivista. Ma vabbè, lasciamo stare, sennò mi innervosisco, guarda. Andate via! Non voglio parlare con nessuno! Ma vaffanculo! Aspetta, figlio di... Carter? O devo dire Sam? Come avete fatto a trovarmi? Colpo di scena dei poveri! Carter e Sam! Oh my god! Lo rapiscono e lo portano alla chiesa, poiché Sam, con il suo precedente gruppo di amici, quello dell'allegra fiammiferaia inizio film, ha rotto il vaso che conteneva il demone. Tieni! Ripetilo 7 volte! Forza! De modo che il mal già non esista! Obbligo Verità, Lucas. Vabbè, scegli Verità, tanto sta per finire tutto. Tutti hanno scelto Obbligo perché... Oh, poi gli altri devono fare l'obbligo. Fai tu Verità, la portiamo a casa. Problema risolto. Obbligo. E vaffanculo. Tu sei solo un povero deficiente, non dotato di nessuna capacità o attività cerebrale. Era tutto finito. E lui? Obbligo. Capite perché metto in dubbio l'onestà intellettuale di chi ha recensito questa cosa? È uno stratagemma per portare avanti il film a tutti i costi, contro la benché minima logica anche elementare. I protagonisti che decidono di non risolvere il problema e tirarlo loro per le lunghe, perché sennò il film finisce. Lucas, perché hai scelto Obbligo? Perché non toccasse farlo a una di voi due. Ma se sei lì per terminarlo il gioco, brutto imbato. Bisogna rassegnarsi che nella vita ci sono persone che non ci arrivano e basta. Lui, Lucas, è uno di loro. Io avevo detto anche che era l'unico personaggio decente. Mi pento, amaramente, mi confesso. Oh signore, perdonami per ciò che ho sperato. Cioè, voi avete veramente voglia di sapere come va a finire sta schifezza? Ma ve lo dico, eh. Carter, Sam, altri pseudonimi, come cavolo si chiama, si taglia la lingua, ma Lucas, posseduto, lo uccide e vanifica tutto. E il gioco non può più chiudersi. A questo punto, Olivia, che doveva essere quell'altruista, decide, per salvare la sua amica, di fare Obbligo Verità sul suo canale YouTube, allargando così il cerchio e costringendo il demone a fare un giro immenso prima di ritornare da loro. In poche parole, sceglie di sacrificare il mondo per salvare la sua amica, cosa che va a contrastare con quello che aveva detto inizio film, perché le avevano chiesto in Obbligo Verità: ma tu preferiresti salvare i tuoi amici o uccidere tutto il Messico? Le aveva detto: scusate amici miei, ma io logicamente salvo tutto il Messico. Adesso ti deve far vedere che lei in realtà sotto sotto, come tutti i buonisti, appena gli tocchi qualcosa di loro diventano delle carogne. Quindi, insomma, tutta sta storia così, no? E tra l'altro, Olivia, non Olivia, quell'altra cretina bionda, proprio fa tutto schifo, mamma mia. Marky, cioè, ne sto parlando proprio con disprezzo assoluto. Marky non adempie ad un obbligo a un certo punto, però non si sa perché non muore.
Non si sa perché. E il film finisce. Questo è il copione. Ciao. Che schifo. Io mi arrabbio quando recensisco queste cose. Io poi me la prendo con tutti, me la prendo con i recensori, me la prendo con chiunque. Questo è un film. Volete un voto mio da 1 a 10? 3. Ma perché più di 3 non gli puoi dare? Perché avete visto come finisce? Ma può essere una struttura per un film questa? A parte che è Snapchat, ma dai. Io mi calmo col succhetto di frutta. Ragazzi, lo sapete, se il video vi è piaciuto, like, commento, iscrizione, campanellino. E ci vediamo ad un prossimo video. Sto sudando. Tanto. Adesso devo recuperare i fogli. Male, 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 male.